Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora questo è il mio primo videovlog. Alcuni di voi mi hanno richiesto di fare dei videovlog, quindi ho pensato di portarvi insieme a me questo sabato sera. Adesso stiamo andando a Lecce, siamo sulla superstrada. Su dove si vede? Siamo ancora, mancano ancora un po' di chilometri, una quindicina più o meno, 10-15 chilometri per poi arrivare a Lecce. E nulla, ho visto che intanto avete apprezzato i pancake che ha fatto il mio ragazzo su Facebook. Questo arriverà la video ricetta. Stasera abbiamo deciso di andare a mangiare un po' di sushi, buonissimo, e quindi adesso vi lascio, ci vediamo tra pochissimo appena arriviamo nel ristorante. Mi sono dimenticata di farvi vedere il trucco che sto portando questa sera. E aspettate che basso. Sì, io ho baciata forever. Diciamo che se non vado a ballare mi sento la baciata, oppure viceversa. Dicevo, non vi ho fatto vedere il look di questa sera. Se nel caso vi piace questo trucco, che adesso vi faccio vedere, è un trucco sugli occhi molto neutro, con ciglia finte, e sulle labbra il rossetto rosso. Ho messo il Ruby Woo della MAC, che è il mio preferito, come sapete. E quindi se vi piace questo tutorial, vi interessa, vi lascio il link qui in sovrappressione. Adesso scendo dalla macchina perché abbiamo appena parcheggiato e ci vediamo dentro. Siamo appena entrati nel locale, si chiama Fusion, come il menù giapponese. Allora, io ho scelto 8 pezzi di osomaki al granchio reale, poi un temaki al riccio di mare ed infine, aspettate che lo trovo, il riso giapponese che non sto più trovando. Eccolo qua, riso giapponese con tonno, salmone, branzino e verdure con riso giapponese, buonissimo. Si è preso Mauro l'altra volta, mi è piaciuto tantissimo, quindi oggi l'ho voluto provare io. Eccomi qui. Questo locale è carino, qui al mio fianco ho una tenda, una tendina, troppo carino. Queste sono le bontà che abbiamo preso. Siamo divorati tutto. Ci stiamo mangiando il riso giapponese. Buonissimo. Anche il mio Bimbus sente a disagio. Allora, abbiamo appena finito di cenare, adesso sono nella toilette che mi sto andando a truccare. Eccomi qui. Momento restauro. Siamo appena usciti dal locale, adesso sto entrando in macchina.
Ole. Ok. Adesso sicuramente andremo in centro. Sto sciarpone non vedo niente. No, la baciata no, altrimenti violo il copyright. Non se ne parla proprio. Se no YouTube mi lincia. Nulla, stiamo andando in centro. Ci facciamo una passeggiata. Così digeriamo un po', perché ho mangiato veramente tantissimo. Cioè, è vero che qui da noi si dice in dialetto lo riso un'ora ti mantiene tiso, nel senso il riso un'ora ti mantiene in piedi, ed è vero questa cosa, però però lì per lì ti senti proprio pesantissima, cioè appena finisci di mangiare ti senti proprio un peso sullo stomaco. E quindi adesso andremo a camminare, almeno digeriamo un pochetto. E poi sicuramente ci prenderemo un gelatino, un qualcosa di dolce. Andare a giocare a bowling, però non sappiamo se andremo o meno. Nel frattempo vi faccio vedere la strada per andare in centro, che siamo quasi arrivati. Allora, faccio vedere un po' il centro di Lecce di sera, anche se adesso è mezzanotte e mezzo, ma vabbè, tanto c'è sempre gente a quest'ora. Come potete vedere, di fronte a me ci sono un sacco di macchine, quindi facciamo una cosa, siccome adesso accendo la radio e poi velocizzo il video o tolgo la musica di sottofondo. Ecco. Ragazzi, senza musica non riesco a stare, purtroppo. Siamo appena scesi dalla macchina, adesso ci facciamo un giro a piedi, solo che appena arriverò in mezzo alla gente sicuramente mi vergognerò a riprendere, perché se no sembra che sia una pazza. Quindi guardate Zara, praticamente adesso sto passando vicino al negozio Zara, qua c'è l'ascensore. Infatti ci sono dentro gli operai che stanno lavorando. Ogni sabato ci sono... Che carina quella borsa! Quella in alto bianca, mi piace. Poi quella là, beige e nero. Dicevo, ogni sabato ci sono gli operai, i magazzinieri che sistemano le cose. Ragazzi, non so se si vedono, mi sto avvicinando tantissimo, ma atti osceni in luogo pubblico, questi due gatti che si stanno accoppiando. Troppo forti. Troppo forti. Ok, tutti che li stanno riprendendo. Ci sono forti. Vedi, fai lo zoom col tuo, che almeno non ci riesco. Guardalo. Questa? Buono? Bello? Bello, una volta via. Una sola. Da portare via.
quello era. Poi i pasticciotti, crema, ricotta e gocce di cioccolato. E una cheesecake. Una cheesecake, fragola e crema. Buonissima. Vediamo questo negozio. Io sempre patita dei negozi di scarpe. Mamma mia ragazzi. Ma qua sono tutte ciabatte. Vediamo sta frase. Gli occhi possono mentire, un sorriso sviare, ma le scarpe dicono sempre la verità. Forte. Ecco la piazza, non c'è molta aggiunta perché è tardi appunto. Quella statua apposta si chiama Piazza Sant'Oronzo perché c'è questa colonna e sopra Sant'Oronzo. Qui c'è il McDonald's. Non so se si riesce a vedere con queste luci. Metto di fronte. Ecco qua, questo è il McDonald's, questo è il sedile di Lecce che sta spento perché è tardi, è l'una passata di notte. Non c'è tanta gente, siamo solo noi. Siamo solo noi. Questa è la stemma di Sant'Oronzo, che praticamente quando io venivo a scuola a Lecce si diceva che questo stemma, cioè se passavi sopra questo stemma e saltavi la scuola, diciamo che venivi bocciata durante l'anno. Però io ci sono sempre passata, non ci ho mai creduto a queste cose. Vi faccio uno zoom per quel che si vede, perché questa videocamera fa solo due tipi di zoom. Ecco, vi faccio vedere lo stemma da vicino. Questo è il sedile, però non si vede, cioè non è che non si vede, per vedere si vede, però sta spento con le luci, però c'è una lucina blu che lo illumina tutto quanto, che è bellissimo. Però magari un altro giorno, che magari verrò sul presto a Lecce, vi farò vedere com'è. Proseguiamo il nostro percorso, anzi la nostra passeggiata. Mamma mia, fa un freddo cane, forse apposta non c'è più tanta gente. Anche perché a luna è ancora piena Piazza Sant'Oronzo di solito, però oggi non c'è più tantissima gente perché si muore di freddo. Infatti dice che domani, domenica 8 febbraio, dovrebbe arrivare il gelo qui in Puglia, che è una rarità sinceramente. Però hanno aperto un negozio di make up. Cost Make Up Italia. Ah, qui sicuramente vendono quello smalto che sto cercando da tantissimo tempo, bianco perlato, che ovviamente non serve per me. Ma che bella scoperta che ho fatto, ragazze. Peccato che la vetrina sta spenta. Sembra un negozio simil Kiko. Chissà se voi lo riuscite a vedere, ma mi sa di no perché si
Sì, è un negozio simile al Kiko, proprio arredato più o meno come la Kiko, però mi sa che è più piccolo. È tutto bianco, fucsia e nera come piace a me. Questi tre colori mi piacciono un sacco insieme. Ragazzi, talmente fa freddo che mi si sta sgocciolando il naso. Mi si sta sgocciolando il naso, ma come sto parlando? Vabbè. Come potete vedere alle mie spalle non c'è un'anima, siamo solo io. Abbiamo cambiato itinerario e stiamo andando in Piazza Duomo per farvela vedere di sera, che è bellissima. Mamma mia, che freddo. Questa è la via che va al Duomo. Qui c'è un negozio che si chiama Salentinamente, che vende tutte cose di Lecce, insomma. Guardate, qua c'è una felpa del Lecce, ovviamente la vetrina non sta illuminata perché è tardi, però vediamo se riesco a farvi intravedere qualcosa. Qua c'è un pallone ufficiale del Lecce, poi qui abbiamo, non so se riuscite a vedere l'orologio in fondo, oltre Lecce, 1908. E qui abbiamo la maglia del calcio, ciabattine stampate con lo scudetto del Lecce, la felpa del Lecce, la sciarpa del Lecce, insomma varie cose. Ok, proseguiamo. Qui c'è una libreria famosa, diciamo famosa, si chiama Libberrima, questa qui che fa angolo, dove io mi ricordo che ho comprato il mio primo libro di Filo Make Up. Me lo ricordo esattamente che era qui. Io? Vabbè, noi il mondo dobbiamo spiegare. Qui i locali stanno chiudendo. Perché non c'era la bambina. Praticamente vi sto facendo il night tour di Lecce. Non la sera, la notte praticamente, perché non c'è tanta gente, quindi si può riprendere tranquillamente senza infastidire nessuno. Questo negozietto, guarda questo lume. Questa palla gigantesca, dal video sembra piccolina, ma in realtà è proprio gigante. Mamma mia, che freddo! No, qua mi ha aperto un altro gioco store. No, che carine queste cose! Guarda! Bellissime cupcake, buoni, troppo graziosa. Guardate qua, tutto addobbato per San Valentino, troppo carino. Carino. Guardate queste coppe, come sai che sta colando la cioccolata. Carina. Mi ami, basta dirlo. Forte. Tutto a cioccolato mi sa, no? Cos'è pasta al cioccolato? Cuoricino di pasta al cacao. Pasta artigianale di qualità. Che forte, deve essere buona. Ragazze, qui a Lecce aprono un sacco di negozi nuovi, io non ne so niente, perché da tanto tempo che non facevo una passeggiata al centro la sera, sinceramente, e tutti questi negozietti nuovi mi stanno sorprendendo. Poi queste vetrine dove ci sono le cose tipo per la casa, mi piacciono tantissimo, io non vedo l'ora di fare una casa con Maurino mio. Ecco, da qui si intravede il campanile del Duomo. Ed eccoci qui sulla nostra sinistra, il Duomo. Per
guardate quanto è bello, ragazze. Cioè, io lo adoro. Che bello, non c'è molta gente. Anzi, non c'è proprio nessuno, si può dire, giusto qualcuno là in fondo. Ecco qua. Questa è una panoramica. Questo è il campanile che vi stavo facendo vedere dall'altra parte. E da qui si esce. E là in fondo c'è un'altra stradina dove ci sono un sacco di ristoranti. Meravigliosa la mia Lecce, ragazze, il Duomo è bellissimo, cioè in video forse non renderà tantissimo, però veramente è bello bello bello, molto rilassante, molto molto suggestivo di sera. Infatti quando mi sposerò io verrò qua a farmi le foto, perché io voglio sposarmi di sera, ragazze, veramente bello. E nulla, adesso ce ne stiamo andando alla macchina, perché fa un freddo da morire, ragazzi, veramente, mamma mia, cioè le mani gelate, non me le sto sentendo più. Fortuna mi sono vestita pesante. Che bella sta borsa, raga. Che cos'è? Twin set. Simona Barbieri, accessori. Hai sentito sta marca? Pure quella sopra lì è carina. Mannaggia, perché sta chiuso? Dovrebbero fare la notte bianca. Cioè io non spenderei mai 87,50 euro scontato pure a un ombrello. Cioè anziché di 125 euro 87,50 euro un ombrello. Ma sì, a Borbonese. Pazzi. Ok. De gusto, gusto. Ci stiamo avvicinando vicino Sephora. Questa è la locanda Rivoli e mi sa tanto di Parigi, non so perché. Soprattutto quando sta aperto. Mi ricorda tanto. Come si chiama? Quelle locande appunto di francesi, stile francese. Infatti se non erro c'era una via che si chiamava Rivoli, vediamo che si dice no. E infatti Francia-Italia, ah, dicevo bene allora. Infatti mi è sempre saputo di Francia questa locanda qui, questa braceria. La mia Parigi quanto mi manca, troppo bella. E questa è piazzetta Santa Chiara, dove di solito sta piena di gente, ma oggi non ce n'è proprio tantissimo. Di solito in queste vie qui laterali sulla mia sinistra non si può proprio passare per quanta gioventù c'è. Oggi fa freddo, vabbè, sarà pure un orario di discoteca, eh? Stiamo tornando indietro alla macchina, però stiamo prendendo una strada differente per farvi vedere anche un po' l'anfiteatro di Lecce, che si trova sempre adiacente a Piazza Sant'Oronzo. Questa è una parte,
dove qui c'è anche Sephora, non so se vedete lì all'angolo, e poi questa è una specie di corridoio dove sulla mia sinistra stanno tutti i negozi chiusi ovviamente, e qui sulla mia destra c'è l'anfiteatro. A Lecce ci sono tantissime cose da vedere, qualche giorno vi porterò, vi farò un giro, magari di giorno, perché si vede sicuramente meglio. Questa è la pasticceria Natale, che è la pasticceria centrale. Che ragazze, guardate cosa ho scoperto, i macarons, buonissimi, c'ho pure la batteria scarica, bene, buonissimi. Però quelli al cioccolato non li vedo, perché quelli al cioccolato sono fenomenali. Che bella questa vetrina con le maschere veneziane, che carina, tutta glitterata, bellissima. Bellissima sta vetrina, con gli spartiti musicali. Guarda, le note glitterate hanno fatto. Che bello. Mamma mia, io non oso immaginare questa vetrina illuminata com'è. Ci stiamo avvicinando alla mia yogurteria di Lecce preferita, dove fanno uno yogurt, ragazze, buonissimo. Che se ci andate dovete per forza prendervelo, perché è veramente troppo troppo buono. Ha cambiato praticamente tutto. Guarda, non me lo sto prendendo oggi perché sto scoppiando, però è veramente buono. Se vi trovate a Lecce, andateci. Ragazzi, questo è il negozio da dove abbiamo preso i pasticciotti. Pasticciotti con... si chiama Martinucci e sono dei maestri pasticceri del 1950. Allora, vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Vabbè, qua c'è la cheesecake, lui è tutto delicaticcio, questo bel bimbo con la sua pelata, anzi quasi pelata, oggi si è fatta i capelli. Questi sono i pasticciotti leccesi, che sono enormi questi qua, e praticamente sono ripieni di crema, ricotta e gocce di cioccolato. Mamma mia, sono buonissimi, non vedo l'ora di assaggiarlo. Fuck alla dieta. Spezzalo in due. Ecco, guardate il ripieno. Mamma mia, che bontà. Aspetta, spezzane un pezzettino piccolino. Ragazze, guardate. È una cosa squisita. Comunque, questi sono i pasticciotti leccesi. Io vi consiglio, quando venite a Lecce, se verrete a Lecce, di prendervi sia i pasticciotti leccesi e sia i rustici leccesi, che sono buonissimi. I rustici sono fatti di pasta sfoglia e all'interno c'è la mozzarella, la besciamella, il pomodoro. A volte potete trovare anche la variazione con il prosciutto cotto e formaggio. Dipende, poi ci sono vari gusti, come anche per i pasticciotti. Ci sono i pasticciotti alla crema, i pasticciotti alla Nutella, pasticciotti crema Nutella, oppure pasticciotto ricotta
ricotta e pistacchio, poi cosa c'è altro? Il pasticciotto Obama che è fatto di fuori, non è bianco come quello che vi ho fatto vedere, ma è tutto marrone, quindi come il cacao, appunto pasticciotto Obama. Eccoci qui in macchina, siamo di ritorno a casa, sono le 2, quindi è giunta l'ora di rientrare, anche perché fa un freddo micidiale oggi. Infatti è stata una serata proprio tranquilla. Infatti siamo andati a mangiare sushi perché era da un bel po' che non andavamo. Poi ci siamo fatti una passeggiata a Lecce, anche se non c'era tantissima gente perché qui a Lecce dovete sapere che quando fa freddo le persone o non escono di casa o si rinchiudono nei locali. E infatti stasera noi dovevamo andare a ballare salsa, però poi abbiamo cambiato idea, abbiamo preferito andare a mangiare sushi che era da tanto che non andavamo e quindi niente, è stata una serata piuttosto tranquilla, però va bene così. Nulla ragazze, io ho convinto Mauro, il mio ragazzo, in modo che vi saluta almeno nel video, visto che non vuole parlare perché si vergogna. Quindi aspettate che vi faccio salutare. Saluta. Ecco qui almeno il saluto si è degnato di farlo. Nulla ragazze, io vi auguro una dolce notte, spero che questo video vi abbia fatto compagnia. Fatemi sapere se questi tipi di video vlog vi piacciono, visto che è il primo, quindi diciamo che è un esperimento che sto facendo. E nulla, vi mando un grosso bacio, ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao e buona domenica a tutte. Spero che riesca a caricarlo per domani questo video. Un bacione. Ciao, buonanotte.